Io ho sempre viaggiato, visto posti nuovi, conosciuto nuove persone, ho fatto addirittura due Erasmus all'università. I miei genitori mi hanno sempre spinto a vivere tutto quello che potevo, anche a livello sportivo, me e mia sorella, cioè, e li devo solo ringraziare. E banalmente, una volta scendevo da un aereo, ero all'autogrill, avevo una fame incredibile, senza pensarci presi un grosso trancio di pizza. Valigia, insomma, arrivo al tavolo, mi appoggio, mi trovo davanti alla pizza con queste forchettine, coltellini di plastica maledetti. E lì mi sono messa a piangere perché semplicemente io non potevo tagliarmi la pizza e alla fine è andata nel cestino. È una banalità. Eppure sono queste piccole cose che ci rendono così umani. Il nostro eroe, anzi la nostra eroina, continua il suo viaggio. Il viaggio che la porterà e ci porterà al centro della forza. Lasciata alle spalle la famiglia, la casa, quello spazio dove il nostro immaginario comincia a prendere forma e colori, è inevitabile per tutte e tutti incontrare il drago. Il drago è l'avversario, l'ostacolo da superare, il nemico di un'ora o un nemico per sempre. Quella difficoltà che nella vita ci ha colte alle spalle, spaventate, ci ha fatto sentire inadeguate, ferite, e che magari ci ha spinte poi a uscire in campo aperto a combattere. Ciascuna di noi conosce il suo drago, alcune l'hanno sconfitto, altre lo stanno ancora affrontando. A volte il drago è una situazione, a volte una persona, a volte è così subdolo da mimetizzarsi. È capacissimo di trasformarsi, per esempio, in due forchettine di plastica che all'improvviso diventano una tenaglia inafferrabile, come è successo alla nostra prima ospite, Maria Fossati, una formidabile designer dell'Istituto Italiano di Tecnologia. 40 anni fa Maria è nata senza un avambraccio a causa di una malattia congenita. Oggi lavora nel team di Soft Hand Pro, che produce la protesi che indossa. Io sono Barbara Stefanelli e questo viaggio eroico l'ho costruito con Greta Privitera, che ha quasi 20 anni meno di me. Insieme abbiamo ascoltato le storie di tantissime tra le oltre 100 ospiti che hanno partecipato all'ottava edizione del Tempo delle Donne in Triennale a Milano. Con Greta abbiamo indagato e interrogato, anche noi stesse. Ci siamo commosse, divertite, spesso sorprese e poi abbiamo ricomposto tutto per portarvi con noi. Fortissime, un podcast del Corriere della Sera. Maria Fossati, dicevamo. La famiglia l'ha sempre sostenuta e appoggiata. Lei è cresciuta pensando di poter fare tutto. Ma quel giorno, quel lunedì, atterrata all'aeroporto, si è sentita fragile davanti a un drago che conosceva benissimo, la sua disabilità, ma che lì, a quel tavolino, davanti alla pizza e alla plastica delle posate, è diventato un mostro gigantesco. Più avanti scopriremo che cosa Maria ha architettato e sta progettando ancora oggi per sferrare un KO al suo avversario congenito. Ma ora ascoltate un'altra delle nostre compagne di viaggio. Non ho mai avuto grandi difficoltà con le altre persone. Sicuramente la persona che mi ha messo più i bastoni tra le ruote sono stata me stessa. Ho perso tanto tempo ad essere insicura, ad essere giudicante nei miei confronti. A volte lo faccio ancora, ci sto lavorando. Questa è Emma Stoccolma, la DJ e presentatrice francese di 37 anni che nell'episodio precedente, quello sulla forza delle origini, ci ha parlato della madre violenta da cui è fuggita. Ma qui ci dice che l'ostacolo più grande, il drago di Emma, è stata proprio Emma, non la mamma, la povertà, la solitudine che ha affrontato da bambina. Credo che veramente il nostro unico limite siamo noi stessi, quella vocina che abbiamo in testa, che a volte ci frena, ci dice no, non sei capace, non ce la farai, non fa per te, non sei all'altezza. Ecco, adesso questo mio lato così insicuro capita molto più di rado, insomma. Sono il mio drago, sì. Tra l'altro, per assurdo, è stato il mio primo tatuaggio, poi adesso l'ho coperto con una croce, pensa, quindi sempre più significativo, no? Questa invece è Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana a laurearsi in ingegneria spaziale, che ha 84 anni ed è vissuta in un'epoca completamente diversa da quella in cui è cresciuta Emma. Una cosa hanno in comune, lo stesso drago. La più grande difficoltà io l'ho incontrata con me stessa, perché
non ero sicura di riuscire a mettere insieme l'attività professionale, che era poi quella di progettista di missioni spaziali, che è sempre stata la mia vita, con la famiglia. E quindi, non avendo degli esempi, perché non conoscevo nessuno che ce l'avesse fatta, ogni tanto dubitavo di poter arrivare in fondo. Però io sarei stata infelice se non avessi potuto lavorare, non dico il mestiere che ho fatto, ma se non avessi potuto fare qualche cosa di concettualmente importante, cioè qualcosa che potesse poi essere, non dico di esempio, ma di aiuto agli altri. Però l'organizzazione è una gran cosa, e soprattutto dare peso alle cose che meritano, alle cose importanti, non perdersi nelle piccolezze che per tanti sono quelle che sono il vero oggetto della vita, invece per me, guardi, le cose importanti sono veramente poche. Andare d'accordo in famiglia, volersi bene, e poi aggiungo le altre cose che mi insegnava la mia nonna quando dicevamo le preghiere la sera: la pace, la salute e il lavoro. E con queste si arriva fino in fondo. Amalia Ercoli Finzi, la nostra ingegnera dei record, ha avuto e tirato su 5 figli. L'ultima, Elvina, ha 45 anni ed è un'ingegnera, lei nucleare. Vediamo se ha avuto le stesse paure della madre, o se una generazione dopo e un modello di vita possibile dopo è riuscita a non dubitare di sé, a far fluire nella propria esistenza personale e professionale la forza della madre. Io sono estremamente fortunata perché ho avuto lei davanti che faceva vedere che si poteva fare. Ovviamente con una grandissima fatica, la fatica di fare le cose che ti piacciono e la voglia di farle, quindi l'energia che lei ha sempre messo in tutte le cose. Per me è sempre stato, come tutti i rapporti madre-figlia, il tuo esempio, no? Ma dall'altra parte quello da contestare. Per me è stato molto importante in realtà il fatto di arrivare da sola alla scelta di fare ingegneria, perché in casa mia sono tutti ingegneri, mio papà, i miei fratelli, i miei zii, mio nonno, sono tutti ingegneri aeronautici. Io in realtà volevo fare legge con diritto internazionale per fare qualcosa di diverso, ma poi ho capito che in realtà la matematica mi piaceva e mi piace, e che non avrei potuto fare qualcosa di che non avesse la matematica al suo interno. E quindi ho detto: faccio ingegneria, va bene, faccio ingegneria nucleare. E ho fatto il dottorato in ingegneria nucleare. All'inizio eravamo 5 ragazze su 650 maschi. Insomma, era un po' una giungla, quando noi entravamo in classe tutti a gridare nuda, nuda, perché... E devo dire che avevo una serie di corteggiatori, il 650 è normale. Quando ho incominciato a prendere 30 lode in analisi 1, 30 lode in geometria, 30 lode in chimica, 30 lode in fisica, ho perso tutti i miei amatori, tutti i miei innamorati sono scomparsi. È un vecchio concetto, no? Che per poter arrivare in certe posizioni bisogna diventare come gli uomini. Ma in realtà è proprio un vecchio concetto, non è più così. Si può assolutamente avere una famiglia, avere dei figli, fare un lavoro di successo anche nel mondo delle STEM e quindi essere assolutamente complete, no? In questa direzione. Non per forza deve essere una scelta monodirezionale. Io mi sono ritrovata in azienda dopo la laurea in cui di donne leader ce n'erano davvero poche, e quelle che c'erano erano appunto riprodurre il modello maschile. E io questa cosa non l'ho mai sposata, cioè io ho detto: ma perché? Ma perché devo essere così? Cioè devi essere più cattiva di tutti, ma perché? A me piace lavorare e fare squadra. È proprio il mio mantra, quindi lavorare insieme agli altri per costruire qualcosa insieme. Ecco, questo era visto in una maniera pessima, però poi in realtà porta ai risultati. Lasciamo Amalia ed Elvina, che ci hanno accompagnate fin qui, incrociando le loro storie e le loro parole. Negli anni 50 la mamma ha fatto una scelta definita da uomini. Poi, per le ragazze dell'età di Elvina, le cose sono cambiate. Non completamente, però. Perché in Italia oggi ci ripetiamo che il divario nell'educazione si è chiuso. Le studentesse infatti si diplomano o laureano prima e meglio dei loro coetanei. Ma quando si arriva davanti alla scelta di una professione o di una facoltà universitaria si ricomincia. Letteratura, roba da femmine. Scienza, roba da maschio. La verità, io penso, è che sarebbe bellissimo lasciare incrociare i desideri e i sogni quando chiediamo alle bambine e ai bambini: che cosa vuoi fare da grande? Non solo, sarebbe ancora più bello forse lasciare incrociare le materie nei percorsi scolastici lungo strade molto meno chiuse da vecchi malconci guardrail. Meno chiuse, meno rinchiuse in vecchi sistemi, molto più aperte al mondo del lavoro, così come si è trasformato. Altrimenti l'indipendenza economica non ce la conquisteremo mai.
A proposito, Michela Giraud di lavoro fa la comica. È seduta davanti a noi e ci travolge con un'energia straordinaria. Ha 34 anni. Si sente che quello che fa è quello che ama fare. È difficile immaginarsela mentre si guarda allo specchio e si chiede: ma sarò capace? E allora sentite che cosa ci ha detto. Il mio drago sono state le mie insicurezze, quindi chiaramente le affronto tutt'oggi, però a un certo punto ho accanto delle persone che mi seguono, ho un agente che crede molto in me, un ufficio stampa che crede molto in me, ho degli amici che credono molto in me, io sono stata spinta sul palco, sono stata messa sul web, io fosse stato per me non avrei fatto nulla, io sono stata presa e sono stata messa lì. Poi ho visto che era una cosa della quale non riuscivo a fare a meno perché mi dava la vita e ho continuato. L'hanno spinta sul palco e lì ha scoperto che far ridere gli altri era un'emozione a cui non poteva più rinunciare. Ma a volte c'è una voce interna che arriva e rimette tutto in discussione. La mia grande insicurezza è quella di non essere abbastanza capace, di non piacere abbastanza. Poi però sono dei momenti ondivaghi, perché in momenti io ho queste insicurezze fortissime. Altre volte dico: ma che me frega, ma sì, io vado, mi diverto. Io guardo, la fortuna che ho è che mi diverte quello che faccio. Cioè, nel senso, io godo quando sto su Instagram a fare le storie, io godo quando dico le battute. Io faccio un lavoro dove quello che io dico lo trasformo e passa l'esigenza e la gente gode con me di una roba che ho pensato io, ma è incredibile. E io impazzisco, mi piace da morire questa roba. E quando chiaramente ci sono le insicurezze dell'io, poi penso a questo e mi ritorna il fuoco. Non potrei fare altro. Io se mi togliessero quello che faccio soffrirei, mi spegnerei lentamente, perché è quello che a me dà vita, non c'è altro per cui io mi devo svegliare se non questo. E questo le persone lo sentono e io mi nutro di questa cosa. Due ingegnere, una comica e ora anche una comandante. Antonia Rinaldi, 28 anni, una carriera militare senza precedenti. Capitano dell'esercito italiano dopo una passione adolescenziale per l'atletica leggera. Vediamo chi è stato il suo drago, il suo nemico. Penso che, come diceva anche il mio allenatore, il nemico più grande per me sono me stessa. E quindi l'avversità sono delle avversità che io creo, che io penso. Credo però al contempo che il più grande stimolo per me stessa sia anche questo autostimolarmi ad andare avanti, ad andare avanti, ad andare avanti. Quindi credo che il drago per me sia, non dico me stessa, però tutti quei pensieri che arrivano nella mia mente e mi dicono: ma sei sicura? Ma sei sicura che la strada è giusta? Ce la farai? Non ce la farai? E ovviamente per la carriera che ho fatto, questi momenti sicuramente con il tempo vanno scemando, perché cresco, aumento la consapevolezza di me stessa, del mio essere comandante, del mio essere militare. Però nei periodi di crescita, quando ho frequentato l'Accademia Militare di Modena, quando ho iniziato a fare le prime missioni all'estero, quando ho iniziato a uscire dal mondo della formazione e trovarmi comandante di ad oggi 100 persone, capite bene che insomma le difficoltà sono all'ordine del giorno, però con il passare del tempo sicuramente mi sento all'altezza pienamente di tutto quello che faccio. A un certo punto è passato dal nostro studio dietro le quinte del teatro in Triennale Christian Bieri, Bobo, il bomber di 48 anni più famoso d'Italia. Gli abbiamo fatto la stessa domanda: chi era per te il drago? Ascoltatelo. Sono stato io a voler diventare un giocatore, a voler partire dall'Australia a 14 anni. I miei genitori sono stati bravi, fenomenali, perché mi hanno detto: ok, la vita è tua, hai 14 anni, vuoi diventare un calciatore? Vai, segui i tuoi sogni. Quindi mio papà, che è stato un giocatore, mio nonno idem, sapevano di questo mio desiderio e non mi hanno bloccato. Quindi mi hanno detto: ok, vuoi andare, organizzati col tuo nonno, perché lui viveva in Italia, e vai, parti. Però mia mamma mi ha detto: vuoi fare il giocatore di calcio? Ok, se poi molli lì, vieni a lavorare. Quindi, secondo me, la mia forza mentale, la mia forza caratteriale mi ha portato a essere quello che sono oggi. Perché comunque è un mondo non bello. Anche un bambino di 13 anni dicevano che non sarei mai diventato un calciatore, ero scarso, non ero bravo tecnicamente, non facevo gol. Quindi devi essere forte, perché la gente ti vuol buttare giù. Mi ricordo che avevo 14 anni, io parlavo inglese, ero al bar e sentivo dietro, perché comunque sapevo anche l'italiano: ma lui gioca perché c'è suo papà, è un raccomandato, non è bravo, è qui e là.
Quindi non devi ascoltare, lì ci vuole una grande forza per andare avanti, no? E io nella mia vita non ho mai ascoltato nessuno, sono sempre andato avanti con la mia testa, sempre, nel bene e nel male. Ecco, finalmente uno che i Draghi li ha combattuti fuori di sé, non dentro. Non a caso è un uomo. A questo punto è impossibile non domandarsi perché. Perché tante donne straordinarie, capaci, fortissime, invece di dedicarsi ad affrontare nemici esterni, anche numerosi, hanno cominciato a identificare in se stesse l'avversario. Se lo sono portate dentro il drago e, guardandolo, guardandosi, hanno preso a interrogarsi. Sarò abbastanza preparata, competente, coraggiosa? Sarò, insomma, abbastanza? Perché siamo tutte così tanto condizionate dalla sindrome dell'impostore? Quando dobbiamo affrontare una prova, un test, la prima cosa che ci viene in mente è se esista un corso preparatorio, un corso di recupero, un manuale di quiz da fare e rifare, un bigino, in mancanza d'altro anche un corso di yoga, che aumenti la concentrazione sotto esame. Già, ma se per rompere quel maledetto soffitto di cristallo, o anche solo per staccarci dal pavimento appiccicoso, noi dobbiamo faticare il doppio, è chiaro che quando ce la facciamo, anzi, quando pensiamo che forse ce l'abbiamo fatta, siamo assalite da tutti i dubbi del mondo. Anche perché spesso, una volta dall'altra parte del cancello, siamo le uniche nella stanza. Sentite che cosa racconta la scrittrice Rosella Postorino, che le parole le sa usare con cura e sa andare sotto pelle. La nostra pelle. La cosa difficile per me era ammettere di voler fare la scrittrice. Io mi vergognavo di voler fare questo, non con me stessa mi sembrava del tutto lecito, del tutto plausibile, ma mi vergognavo di dirlo agli altri, lo nascondevo agli altri, perché dire voglio fare lo scrittore, voglio fare la scrittrice significa dire ho qualcosa da dire e che tu dovresti leggere. È una forma di arroganza, e proprio perché non ero abituata, perché ho tuttora la sindrome dell'imbucata, perché vengo anche da una famiglia in cui non si leggeva, perché i libri io li trovavo nella biblioteca della scuola, di certo non a casa mia, perché nella mia famiglia io sono un po' strana, il fatto che io leggessi, che volessi fare la scrittrice era qualcosa di nuovo, era un po' un oggetto non ben identificato. Ecco, ho dovuto superare l'idea di non averne il diritto. Ho dovuto dire a me stessa che potevo anche io avere il diritto di diventare una scrittrice e non vergognarmi di questo. Eccola la sindrome dell'impostore che scava. La vergogna che toglie il coraggio di dire ad alta voce, davanti agli altri, alle altre, in casa e fuori, sì, sono capace, sono una scrittrice. Pauline Rose Clance, la psicologa che nel 1978 ha identificato la sindrome dell'impostore, forse qui dovremmo dire impostora, spiegava. La sindrome dell'impostore è l'esperienza psicologica per la quale si crede che i propri risultati formativi o professionali non siano merito delle proprie capacità, bensì il risultato di fattori esterni, come la fortuna, il tempismo, l'aver lavorato più duramente degli altri o della manipolazione delle impressioni delle altre persone. E ancora? La sindrome dell'impostore è dunque il fenomeno per cui una persona si sente incompetente e pensa di aver ingannato gli altri circa le proprie capacità, vivendo uno stato psicologico intriso di senso di colpa, mancata introiezione del successo, paura del giudizio e sentimenti di indegnità e inefficienza professionale e formativa. Barbara, ma tu ti sei mai sentita un'impostora? Io mi sento sempre un'impostora. Penso di dover sempre dimostrare che sono preparata, che non sono meno intelligente delle altre o degli altri. Quindi io, se ho 5 minuti prima di qualunque prova, mi metto a ripassare, come si diceva a scuola. Oppure cerco dei nessi nuovi, cerco di fare dei collegamenti, di inventarmi qualcosa. Io sono sempre lì che mi impegno, mi sforzo. E tu, Greta? No, io no. Ma non credo sia una questione di generazione la mia, Credo più che sia dovuto a come i miei genitori mi hanno cresciuta. Io ho un fratello gemello, un maschio, e questo credo ci abbia abituati. Abbiamo corso appaiati verso l'equità, ma la maggior parte delle mie amiche ne soffre come. Anzi, a pensarci, in certi ambienti più sei preparata, pronta, più hai studiato e più rischi di sentirti insicura. Sì, secondo me è vero questo, però penso anche che non è che debba andare così proprio per sempre.
Mi sembra che il punto sia cercare la propria forza, dovunque sia, costruirsela nel tempo e soprattutto imparare a riconoscerla, perché a volte c'è, ma non la vediamo. Perché alla fine paura ce l'abbiamo tutte, ce l'abbiamo tutti. Il coraggio per me è un esercizio, quello che ti fa alzare e attraversare appunto la paura, quello che a volte ti dice di metterti a correre, altro che stare composte, come ci hanno sempre detto. Poi viene sempre citata una ricerca che ha rivelato come di fronte a un'offerta di lavoro gli uomini si presentino a razzo se hanno il 60% dei requisiti richiesti. Le donne aspettano e vanno soltanto se quei requisiti ce li hanno al 100%. Ma io dico, ma non sarebbe meglio per tutti e per tutte se ci incontrassimo in campo aperto all'80%? E con le spade alzate, come ha fatto alla fine Maria Fossati. Questa puntata dedicata al drago l'abbiamo iniziata davanti alla sua pizza in aeroporto. Vediamo com'è andata a finire, anzi a non finire, perché Maria è piena di progetti, di sogni, di forza da tirar fuori. È sempre un guardarsi dentro e capirsi nella propria umanità, che vuol dire anche essere deboli e sentirsi di non farcela, per poi in realtà recuperare un sacco di forze e avere il coraggio di andare in giro e fare promozione della diversità, come appunto adesso, grazie anche al lavoro che ho a Istituto Italiano di Tecnologia, mi trovo a fare in questo momento. E anzi, in realtà, proprio con il gruppo di lavoro con cui collaboro e sviluppiamo questa mano robotica, c'è proprio anche questa volontà di dargli questa finitura trasparente, che quindi dichiara subito, fa dichiarare subito alla mano la sua natura tecnologica. E questo fa sì che se ne parli, non mimetizza più la diversità e la disabilità, ma anzi spinge quasi a farne un protagonismo, come abbiamo visto le Paralimpiadi, i successi incredibili che hanno riportato a casa atleti e atlete italiane con disabilità, e questo diventa quasi appunto un motivo di orgoglio. Fragile, coraggiosa, meravigliata, infine fortissima, Maria Fossati, come le donne, tutte le donne, di questa poesia di Alda Merini, letta dall'attrice Mariella Valentini. A tutte le donne, fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Cathy La Torre, avvocata e attivista, ha domato il suo drago quando ha fatto pace con la sua identità e si è tatuata sul braccio «Sono quella che sono», tra il maschile e il femminile, e a volte tra nessuno dei due. Ce lo ha raccontato dietro le quinte del Tempo delle Donne, in una lunga conversazione che ascolterete nel prossimo episodio. Fortissime è un podcast del Corriere della Sera, scritto e condotto da Barbara Stefanelli con Greta Privitera. Letture di Mariella Valentini. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai la notifica dell'uscita di ogni nuovo episodio. E se il podcast ti è piaciuto, regalaci un like, un cuore o qualche stella. Per noi è molto importante.